La storia che stiamo per raccontare nasce il 20 settembre del 1876, quando con una solenne inaugurazione da parte dell'impero austro-ungarico furono gettate le basi per la costruzione della rete ferroviaria per unire turisticamente Trieste a Parenzo. Ci vollero però diversi anni perché l'idea si potesse concretizzare e precisamente nel 1902, quando finalmente il collegamento fu attivato, ma andiamo per ordine. La Parenzana, nella sua forma abbreviata TPC, ovvero Trieste, Parenzo, Canfanaro, ma Canfanaro non arrivò mai, fu una tratta ferroviaria con binario a scartamento ridotto di 123 km, che collegava 33 località nel suo percorso, ovvero 13 in Italia, 32 in Slovenia e 78 in Croazia. Il primo treno della Parenzana partì tra non poche difficoltà dalla stazione di Buie il 1 aprile del 1902 in direzione di Trieste, mentre a dicembre dello stesso anno fu anche completata la tratta da Buie a Parenzo. Oltre ai normali passeggeri, il trenino della Parenzana serviva anche per trasportare il sale delle saline di Sicciole, l'olio d'oliva del Buiese e di Montona, ma anche la bianca pietra carsica, il legno, la farina e il vino dei vigneti istriani. Nonostante le premesse e le tante attese, la sua vita però fu abbastanza breve, infatti durò soltanto 33 anni, tanto che nel 1935 la ferrovia della Parenzana fu dismessa, lasciando però un segno indelebile della sua breve vita in tutto il territorio, tanto che in occasione del centenario della sua nascita avvenuto nel 2002 ha preso avvio il bando per l'elaborazione del progetto di valorizzazione paesaggistica della ferrovia, con il quale la soprattutto regione istriana, tramite il suo assessorato amministrativo per il turismo e la neo costituita associazione per la ristrutturazione della Parenzana, sono state gettate le basi del progetto Parenzana Strada della Salute e dell'Amicizia, come ci ha ricordato il sindaco di Visinada, Marino Baldini. Vorremmo conoscere un po' di storia di questa bella realtà che è durata solo 33 anni. Sì, noi siamo posizionati centralmente nell'interno dell'Istria e anche nel percorso della Parenzana e anche sulla cota più alta, e questo è molto importante perché dal nostro tracciato si aprono visure bellissime verso Montona, Portole, Piumonte, Castagna, Grisignana. Insomma, il lato nord della Valle del Quieto e le cittadine storiche che sicuramente sono tra le più belle in Istria, e dunque possiamo dire che durante anche l'esistenza nel Novecento di questa ferrovia a scartamento ridotto, il principale interesse per tracciarla, per costruirla, era economico. Economico perché l'Istria, essendo in quell'epoca una delle più povere province dell'impero austro-ungarico, con poco commercio e con la produzione che in pochi prodotti oltrepassava la necessità regionale, ha voluto esportare specialmente il vino per poter incrementare, diciamo, la situazione non facile nel periodo degli anni 60, 70, 80, ma anche fino alla fine dell'Ottocento. E dunque si è venuta l'idea di costruire questa ferrovia a scartamento ridotto che collegasse Trieste e Parenzo, ma attraverso Capodistria, anche Salvore, ma poi tutto l'interno del nord-occidente istriano, attraverso Buie, che era una stazione molto importante, e poi tutte queste cittadine che dopo Buie erano i maggior produttori di vino specialmente, ma anche di olio d'oliva. E vedrete nelle fotografie d'epoca come nelle composizioni ci sono sempre dei vagoni con i viaggiatori, ma specialmente ci sono i vagoni con le botti, con le grandi botti, con i grandi recipienti per trasportare i prodotti di agricoltura, ma specialmente il vino e l'olio d'oliva, perché questi erano tra i rari prodotti che si producevano in abbondanza in Istria. Gli altri erano magari non sufficienti o appena sufficienti per l'alimentazione della popolazione istriana.
L'esecuzione del progetto per il recupero storico ha avuto inizio il 3 aprile del 2006, con obiettivo la rivitalizzazione dell'ex tratta ferroviaria e l'integrazione dell'offerta turistica da raggiungere attraverso la cooperazione transfrontaliera attraverso la sistemazione di una sessantina di chilometri dell'ex ferrovia che interessava i comuni di Visinada, Caroiba, Montona, Portole e Grisignana e le due città di Buie e Umago. Nel frattempo il tracciato è stato sistemato e trasformato in pista ciclabile a sentiero per essere percorso e valorizzato anche turisticamente. Nel contempo il partner sloveno, da parte sua, ha sistemato una ventina di chilometri della tratta di propria competenza. Nel 2009 in ambito croato è anche stata predisposta ed approvata la prosecuzione del progetto per la rivitalizzazione della strada della salute e dell'amicizia 2007-2013. In questo ambizioso progetto sono stati sistemati i tratti Visinada Parenzo e Lama Villa Decani, il ponte di Levade, posizionato il modello della locomotiva della Parenzana, come si vede dalle immagine in grandezza naturale del comune di Visinada. Si deve dire che nel primo Novecento la crescita, specialmente in queste zone dell'impero, ma generalmente dell'impero austro-ungarico, era una delle più alte al mondo. Addirittura c'erano delle annate che oltrepassava i 10 punti percentuali, come diciamo ad esempio negli Stati Uniti d'America. In quel periodo erano forse le due potenze con la crescita più grande, e naturalmente rappresentava molto vivere dopo un periodo molto lungo di crisi, specialmente che è iniziato con gli ultimi decenni, con la caduta della Repubblica Veneta nel Settecento, negli ultimi anni del Settecento, ha durato praticamente tutto l'Ottocento, che per l'Istria l'Ottocento era un secolo di fame. Questa crescita nel primo Novecento era importantissima e in qualche modo è incoronata con la costruzione di questa Parenzana, che aumentando il commercio ha sicuramente aiutato alla crescita dell'economia istriana, perché proprio nel periodo quando è stata costruita la Parenzana è successa anche la prima fiera istriana, Capodistria, sono successi dei eventi importanti per l'economia che in qualche modo hanno lasciato e anche hanno alzato, diciamo, gli standard e hanno tracciato varie possibilità che dovevano sostenere la crescita anche in futuro. Poi purtroppo sono successe la prima guerra mondiale, sono successi i totalitarismi, la seconda guerra mondiale, dunque già nella fine del periodo tra le due guerre mondiali è stata demontata una parte della Parenzana per trasferirla in Abissinia, dove ancora oggi funziona una parte di questo tracciato, un altro è finito profondamente nel Mediterraneo, bombardato dai alleati, dalla RAF inglese, una piccola parte era rimasta anche dopo la seconda guerra mondiale in Istria di questi resti metallici, diciamo, ma poi è stata demontata negli anni 50 e tra l'altro i locomotori non c'erano più dopo la seconda guerra mondiale, dunque il tracciato in parte c'era, ma i locomotori non c'erano. E la storia della Parenzana sarebbe finita così, nei boschi dell'interno dell'Istria, dimenticata, perché alla costa la costruzione e le costruzioni, specialmente dagli anni 60, hanno coperto questo tracciato. Nell'interno invece, dimenticata fra gli alberi, nei primi anni 90 si è riscoperta, ad esempio a Visinada, addirittura con interventi della popolazione che da soli, aiutati non da macchinari ma con pochi aiuti con le mani, hanno aperto la prima parte da Visinada a Medolin e poi nei prossimi anni, nei primi anni 90, nella metà degli anni 90, il tracciato si è allargato verso il percorso storico, verso Parenzo, Buie e al di là, nella Slovenia e anche in Italia, dove c'è una bella parte del percorso, partendo naturalmente da Rabuiese fino alla storica stazione ferroviaria da dove partiva la Parenzana, perché partiva da Trieste per Parenzo e doveva arrivare a Canfanaro, ma la parte da Parenzo a Canfanaro non è stata mai costruita.
Attualmente sono in corso di elaborazione e posizionamento dei cippi delle tabelle tematiche informative con la sistemazione di alcune zone di sosta. Sono state anche abilitate alcune persone con le funzioni di guide del turismo ciclistico. Infine è anche stato rinnovato e ampliato il museo multimediale della Parenzana che si trova a Levade. Le cittadine più importanti e i paesi che la Parenzana attraversava sono Parenzo, Buie, Montona, Levade, Portole, Grisignana in Croazia e in Slovenia, Capodistria, Santa Lucia, Isola, oltre a Muggia e Trieste nel tratto italiano. Sul tracciato sono tuttora presenti numerosi edifici in buono stato di conservazione, come la stazione di Parenzo, ma anche gallerie, ponti e viadotti. Tra i più interessanti ci sono le gallerie di Montona, di 222 metri, e di Calcini, Freschi e Luzzan, il ponte di Levade, i viadotti di Portole, di 72 metri, e Sabadin. Due sono gli attuali musei che mettono in rilievo la storia della Parenzana, quello di Levade, in Croazia, e quello di Isola, in Slovenia, ai quali si aggiunge il Museo Ferroviario di Trieste e il Museo delle Saline di Sicciole, vicino all'aeroporto di Porto Rose. La strada dell'amicizia e della salute è un concetto praticamente intorno al quale è iniziata una salvaguardia, diciamo, del tracciato originale, ma è cresciuto anche questo progetto europeo in collaborazione con la Slovenia, dove c'è una buona parte del tracciato, e naturalmente è molto importante la collaborazione in Istria, dove per tempo, specialmente la seconda metà del Novecento, i confini, insomma, non erano come quelli della cortina di ferro, ma c'erano, e poi si sono ripresentati ulteriormente negli anni 90. Questo collegamento attraverso la Parenzana è molto importante, viene percepito positivamente dalla popolazione, come in Croazia, dell'Istria croata, così anche nell'Istria slovena, ma anche in Italia, dove c'è una parte del tracciato della Parenzana. Dunque è importante con questi slogan positivi, ma anche perché i visitatori, i biciclisti, ma anche quelli che camminano, i camminanti, o come si potrebbe dire, sono veramente molto presenti e sempre più presenti, e si vede che l'investimento attraverso i fondi europei, attraverso anche i comuni, le città locali, sono veramente utili, perché portano un'enorme crescita di turismo in queste zone. Io posso dire per il mio comune che ai numeri più grandi di crescita percentualmente negli ultimi 3 anni, ma anche i comuni limitrofi, vedo, sono molto vicini a noi. Abbiamo delle crescite di 50-60% annui quando c'è la crisi e quando magari in regioni non lontane non c'è nessuna crescita, anzi c'è la diminuzione di turismo. Dunque questo è solo un aspetto, l'aspetto è culturale, politico, è collegato con lo sport, con la salute, ma anche con l'economia, è anche a un livello abbastanza importante, e devo dire che il nostro proseguimento è obbligatorio in questo progetto, e naturalmente la regione istriana, che è il portatore proprio del progetto Parenzana, prosegue, noi la seguiamo, ma anche attraverso non soltanto, diciamo, progetti di ristrutturazione, progetti turistici, ma anche progetti collegati alle bici, al sport, a competizioni, ma anche con tutta una serie di progetti culturali tentiamo e prepariamo di allargare questo interesse enorme, sempre più importante, che è collegato alla Parenzana. Una lunga storia quella che vi abbiamo raccontato della ferrovia della Parenzana, che ha anche coinvolto moltissimi cicloturisti che transitano nel tratto ferroviario per inerpicarsi nell'antico tracciato ferroviario diventato un motivo di richiamo alla storia del passato. Ecco alcune delle immagini che siamo riusciti ad avere per concessione dei singoli, che negli anni hanno immortalato con le loro fotocamere istantanei di una storia breve di 33 anni, che però ha lasciato scorci che il tempo non ha ancora modificato e che richiamano la storia del passato tra popoli confinanti, che abbiamo cercato di raccontare per non dimenticare i segni di vita che hanno fatto la storia dal 1902 al 1935 di questa linea ferroviaria, oggi finalmente rivalutata.
flor de mayo avizinada saliva azul, saliva azul. Una ragazza con gli occhi neri e poi ciuf ciuf e poi ciuf ciuf. Un piattin de pan, formaggio e vino, un uovo e creme, e era una scritta de fumo bianco. Te voglio ben, te voglio ben. La parenzana se un vecchio treno che fa ciu ciu, ricordi bei d'amore.